la cittadinanza onoraria del comune di San Marzano sul Sarno al chiarissimo professore Antonio Giordano. Seduta di consiglio comunale straordinaria a San Marzano, una seduta che è stata convocata per dare il conferimento della cittadinanza onoraria al professore Antonio Giordano per gli studi che il professore Giordano ha svolto sulle qualità, sulle doti, sulle proprietà del pomodoro San Marzano, pomodoro che prende il nome dalla città di San Marzano sul Sarno. La grande soddisfazione è che noi abbiamo dato un significato e una spiegazione scientifica a quello che era un sentito dire, ed è importante che proprio nel momento in cui Bloomberg Network, il più grande network, dopo aver raccolto una serie di dati, è venuto fuori che la popolazione italiana è la più longeva, perché uno dei motivi principali era la dieta mediterranea. Il nostro pomodoro è una componente principale di questa dieta mediterranea, e dai nostri studi così riuscire a tirar fuori in maniera casuale che tra i 50 differenti forme di pomodoro, due in particolare nascevano e crescevano in questa zona qua, fa capire anche il perché in determinate zone come queste c'è anche persone che vivono a lungo, arrivano in media 80-90 anni in maniera semplice, quindi però è anche vero che noi dobbiamo considerare la positività e dobbiamo continuare a potenziare quello che è la nostra risorsa naturale, però dobbiamo anche continuare a evitare e impedire che il nostro ambiente e questi ambienti non vengano insultati. Noi crediamo di sfruttare, ecco, questa opportunità come un cavallo di Troia, in grado di poter dare impulso da un lato sotto il profilo medico e, perché no, cogliere un'opportunità di carattere economico per i nostri territori. Come più volte ha evidenziato il professore Giordano, prevenire è fondamentale in un settore così delicato e importante quale quello del mondo oncologico. L'importanza della dieta mediterranea, sull'importanza dei prodotti che noi coltiviamo e soprattutto, una cosa che non va sottaciuto, sull'importanza di preservare e di ripristinare un ambiente che sia pieno di salute. Su questo bisogna lavorare. Ad oggi è stato fatto poco o niente, vi sono dei finanziamenti della Comunità Europea che a suo tempo Caldoro aveva destinato per il risanamento del fiume Sarno. Mi auguro che questi finanziamenti nel più breve tempo possibile possano trasformarsi in lavoro, in lavori per, diciamo, rendere di nuovo questo fiume a passo con i tempi. Meritatissima, uomo di questo territorio, quindi voglio dire, so esattamente quanto lui ha speso sia nel campo della ricerca a livello generale, ma anche quanto ha speso in termini di impegno su questo territorio. Con il conferimento della cittadinanza onoraria al professore Antonio Giordano, l'identità di un popolo, il popolo di San Marzano, il popolo di San Marzano con il pomodoro che viene suggellato scientificamente come un antitumorale che ha delle proprietà riconosciute a livello internazionale e mondiale per la cura e la lotta contro i tumori. Molto molto soddisfatto, anche perché in corso d'opera la famiglia si è allargata, abbiamo creato delle joint venture tra consorzio di tutela e comparto produttivo conserviero. Speriamo che da queste sinergie, unitamente alle amministrazioni locali, riesca a venire fuori qualche borsa di studio per i dottorati di ricerca.